Vediamo un po' di quale divinità parleremo oggi. Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto per essere tornato qui sul mio canale. Oggi parliamo di Odino, il padre degli dèi. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu, sì, proprio tu, possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Dunque, chi è Odino? Odino è il padre degli dèi, nato dal dio Bor e dalla gigantessa Bestla. Spero di averlo detto giusto. E assieme ai suoi due fratelli ha creato il mondo portando l'ordine universale. E come abbiamo visto, tutti quanti, credo proprio anche tu, lo conosci come il padre degli dèi. Ma la concezione di Allford, Allfather, è una concezione un po' più tardiva, probabilmente influenzata dall'arrivo del cristianesimo, che ha voluto concentrare su Odino una massima importanza, proclamandolo appunto il padre degli dèi. Odino vive ad Asgard, dove governa su tutti quanti gli uomini e su tutti quanti gli dèi, e ha avuto molte mogli, tra cui la principale Frigg, ma anche la gigantessa Jord. Ma comunque non si è lasciato scappare qualche avventura amorosa con gigantesse, ma anche con donne di razza umana. Quindi bricconcello Odino. Odino veniva venerato come dio della guerra e veniva invocato per i preparativi bellici, ma sappiamo che a lui sono anche legate le figure dei guerrieri caduti in battaglia, così come vediamo nei vari testi e nelle varie credenze che il popolo credeva appunto che le valchirie giungevano nel campo di battaglia per reclutare i guerrieri caduti, i guerrieri più valorosi caduti, per portarli poi nel Valhalla, dove questi avrebbero combattuto, si sarebbero allenati per tutto il tempo per formare quindi l'esercito più potente di Odino, che poi avrebbe combattuto al suo fianco durante il Ragnarok. E un'altra figura legata ad Odino in quanto dio della guerra sono i due corvi con cui andava sempre in giro, ovvero Ugin, riflessione, e Munin, memoria. E infatti Odino veniva considerato e chiamato anche dio corvo. Ma non era soltanto il dio della guerra, era anche considerato il dio della poesia, le cui doti poetiche le aveva acquisite rubando l'idromele agli scaldi, ovvero i poeti, dopo aver giaciuto con la gigantessa Gunnlöd. Spero di averlo detto giusto. Dovrebbe essere giusto. 3 anni di norvegese dovrebbero aver servito a qualcosa dopo tutto, no? Ma non era soltanto il dio della guerra e della poesia, ma anzi era principalmente conosciuto e venerato come dio della magia e della conoscenza. Infatti era così tanto assetato di sapere che si reca alla fontana di Mimir, che era la fonte di intelligenza e conoscenza appunto, che pur di acquisirne sempre di più si sacrifica un occhio. Non è ben chiaro quale occhio abbia sacrificato. Si dice che prima fosse l'occhio sinistro, che poi è diventato l'occhio destro per via dell'influenza del cristianesimo. E quindi sacrificando il suo occhio è riuscito ad acquisire la capacità di vedere ogni cosa. Ma non è finita qui, perché non essendo soddisfatto di tutta la conoscenza che è riuscito ad acquisire, si ferisce al fianco e si appende a testa in giù su un ramo di Yggdrasil, dove rimane per 9 giorni e 9 notti pur di acquisire il sapere runico. Quindi nella mitologia e nel culto norreno la magia è intesa come conoscenza del futuro e guarigione. Odino purtroppo durante il Ragnarok muore ucciso dal lupo Fafnir, nonché figlio di Loki. Ed è interessante notare che nella cultura norrena Odino, anche se era considerato il padre degli dèi, non è una figura così tanto importante e principale come per esempio per i romani era il dio Giove, ma anzi era considerato un dio alla pari di tutti quanti, così come addirittura vediamo a Uppsala in una scultura dove viene raffigurato Thor, Odino e Frigg,
dove Odino non è la figura principale, ma è bensì Thor ad essere il principale, e successivamente ai suoi lati vediamo appunto la figura di Frigg e di Odino. Questo ci fa proprio capire che Odino non è che fosse così tanto importante e venerato sempre in qualsiasi momento, ma che anzi veniva venerato e invocato per le questioni principali a lui dedicate, quindi la guerra, magari la poesia o la magia e la conoscenza. Anzi, la figura di Odino acquisisce maggiore importanza nella letteratura, proprio perché appunto Odino, essendo il dio della poesia, era molto più facile che avesse un'importanza maggiore in letteratura in quanto dio dei beniamati poeti. E quindi questo è abbastanza interessante e ci fa anche capire che, nonostante tutto, le divinità per i norreni erano tutte quante importanti e tutte sullo stesso livello. Nonostante questa divinità potesse essere tanto forte e potente e piena di conoscenza, e nonostante questa divinità avesse creato tutto quanto l'universo e il mondo. Quindi è molto molto interessante e ci fa capire proprio la mentalità della cultura norrena e dei vichinghi e degli scandinavi. Quindi con Odino è tutto, questa ovviamente era un'infarinatura e spero che ti sia servita per incuriosirti un po' di più e per farti apprendere qualcosa in più sul dio. Se vuoi sapere qualcosa in più, se magari vuoi che faccia un approfondimento in più, lascia pure un commento sotto e ovviamente fammi sapere se il video ti è piaciuto o se hai da aggiungere qualcosa. Lascia pure un commento sotto perché sono molto felice di leggerti e di leggere la tua opinione, e se posso aiutare sono molto grata e felice di aiutarti. Ti ringrazio tanto, Mellon, di sostenere il canale appunto vedendo questo video, se ti va lasciando like, commenti o magari condividendo il video o iscrivendoti al canale. Ti ringrazio tanto di cuore e ti abbraccio forte 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 e abbraccio forte forte e do il benvenuto ai nuovi Mellon del clan. Benvenuti ai nuovi iscritti, vi abbraccio forte e con questo è tutto. Se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon, al prossimo video o al prossimo video. Ciao!